Bene ragazzi, ho lasciato la Sicilia che tra l'altro qui sullo sfondo si vede ancora. E niente, me la porterò nel cuore per sempre. E adesso però ho bisogno di concentrare le energie perché inizia un nuovo capitolo del mio viaggio. Inizia il mio lungo ritorno verso casa che però durerà diversi mesi perché risalirò tutta Italia facendo l'Adriatica. Questo significa che andrò anche in Puglia, quindi risalirò l'Adriatica, farò tutta la costa fin poi arrivare su in cima al nord. Quindi mi aspettano ancora tantissimi chilometri, molte sfide e ostacoli da superare e vi porterò con me come sempre. Tanto orgoglio e soddisfazione a vedere la Sicilia lì dall'altra parte del... Mi fermo così si vede meglio. L'altra parte del mare e pensare che l'ho percorsa tutta sulla costa e tra l'altro anche quelle montagne lì le ho fatte perché sono le montagne che sono sopra Messina e io ieri qualche giorno fa per arrivare a Messina ho dovuto scalarle insomma per poi scendere, quindi vedere quella terra e sapere di essermela assaporata appieno è una soddisfazione gigantesca. Per questa notte ho trovato questa struttura abbandonata, spero almeno, in cui mi sono sistemato, poi più tardi monterò la tenda. E la bellezza è che sarò comunque al riparo e quindi eventualmente anche se piove starò all'asciutto. Speravo di poter usare l'interno ma è abbastanza uno schifo, pieno di immondizie, schifezze, quindi no grazie. E piazzo qua e quindi avrò anche questa notte un posto abbastanza sicuro e al coperto. È quasi l'alba, sto già smontando il campo perché oggi mi aspetta una tappa bella lunga, quindi parto presto e mi porto avanti. Nei prossimi giorni cercherò di arrivare a Taranto. Yes! Il tempo mi sta graziando, le previsioni erano disastrose, ma per adesso si parte non solo con l'asciutto ma addirittura con il sole. Speriamo regga, mi sento davvero graziato. Non volevo neanche ripartire da Messina per paura del maltempo, per adesso mi sta andando di lusso. Avanti così. Suono dell'oceano, il sole, la bici, top, top. Parte il traffico, ma... Sto pedalando da qualche ora, direzione appunto Taranto, come dicevo. E sto facendo il giro in realtà non convenzionale perché avrei potuto fare la tratta che praticamente ho fatto all'andata, verso la Tirrena. Invece io ho voluto fare il giro per raggiungere diciamo la punta della penisola, per fare tutto il giro e poi risalire, per poi avere il tragitto completo insomma della costa italiana. E niente, proseguo, il tempo mi sta graziando, le previsioni avevano detto che oggi avrei dovuto tipo annegare, però per il momento veramente mi sta graziando e sta reggendo, il tempo sta reggendo, c'è un po' di vento, però niente di che, quindi veramente al momento mi sta andando di lusso. Comunque ragazzi, non so se potrò invecchiare, se arriverò a quel punto, ma veramente voglio imprimermi nella mente e nel cuore questi istanti in maniera importante, perché semmai un giorno sarò vecchio e sarò sulla mia poltrona e arriverà, che ne so, mio nipote o qualsiasi altra persona. Voglio poter raccontare queste avventure che feci nel lontano 2021 durante una pandemia a 29 anni. Che figata ragazzi!
E dopo 96 chilometri mi fermo, ho trovato una spiaggia bellissima, c'è un mare stupendo. Adesso cerco un bel posto dove accamparmi per riposare e anche oggi è stata una giornata bella intensa. Forse ci sono, ho trovato un posticino niente male, avrei addirittura una sedia, lusso pazzesco, un tavolino, un po' di riparo, oceano. Spiaggia, tramonto, perfetto. E buongiorno, nuovo giorno iniziato, nuovo giorno di pedalate mi spetta, direzione Catanzaro, il tempo al momento regge, il meteo, quindi avanti tutta. Sto arrivando a Riace, la zona dei famosi Bronzi di Riace. Sto percorrendo la statale, che è quella strada lì. Per fortuna è tutta in piano ed è tutta lungo la costa, quindi per tutto il tempo io alla mia destra ho il mare che mi accompagna. Bello pedalare così. Pedalando così a lungo per questi rettilinei, cioè a un certo punto entri tipo in trance, tipo in meditazione, senti il tuo respiro che affanna, il rumore della catena, vabbè anche il rumore delle macchine, però ecco, entri in un mondo tutto tuo, in una bolla parallela in cui la mente e il cuore viaggiano, incredibile. Del viaggiare in bici è che tu arrivi in un bar e incontri sempre qualcuno, sempre, spesso qualcuno che è così entusiasmato dalla tua storia che ti offre da bere e da mangiare. Perfetto. Tanto pedalare, sono arrivato sul lungomare di Catanzaro. Ora cerco un posto dove accamparmi, anche se non so se mi accamperò sulla spiaggia perché in arrivo il maltempo e prevedono grandi mareggiate. E qui la spiaggia è molto piccola, quindi non vorrei ritrovarmi con le onde che mi arrivano addosso. Quindi non so se optare per un'altra soluzione. Sono seduto qui davanti a una casa perché la spiaggia non era affatto adatta per accamparmi, soprattutto per il rischio mareggiate. Non ho trovato nessun altro posto in natura, eccetera, perché sono praticamente vicino al centro di Catanzaro. Sono cottissimo, quindi per stasera ho deciso di concedermi una stanza. L'ho trovata su Airbnb, così al volo. Solo che adesso il proprietario ancora non c'è, quindi lo dovrò aspettare un'oretta. Nel frattempo mangio qualcosa. Buongiorno ragazzi, sono qui nell'appartamento in cui sono rimasto per questi ultimi 2 giorni in attesa che passasse questo uragano che, come sapete, sta colpendo il sud Italia. La situazione è un po' migliorata, quindi oggi riparto direzione Taranto. Mi mancano ben 300 km, quindi ci metterò un po'. Ho già preparato la bici qua fuori e pronti via. Va un po' di vento, piove a momenti, speriamo che
che non mi prenda troppa acqua. E niente, si riparte, ragazzi. C'è ancora tanto vento e pioggia. Al momento non piove tantissimo, per fortuna. Però ecco, rimango positivo, perché altrimenti non ce la fo. E adesso avanti tutta, continua il viaggio. E giusto per la cronaca, mi hanno raccontato che su questa strada qui, la 106 mi pare, ogni anno ci sono un sacco di incidenti e un sacco di morti, perché è una strada molto scorrevole e gli automobilisti sfrecciano come dei dannati. Quindi bella notizia questa. Sto molto più tranquillo. Mannaggia. Che da penna si è, cane sai nata va, la zanagina fa l'andesata. Praticamente sto riattraversando tutta Italia. Sì, sulla costa, quindi non tutta. Ci vorrebbe una vita anche per fare l'entroterra, eccetera. Però ecco, me la sto riattraversando tutta verso nord. Sono un pazzo. Bene, e con questo splendido panorama alle mie spalle mi sono fermato un attimo per mangiare qualcosa. Ho percorso più o meno una sessantina di chilometri, sono un po' dopo Crotone, direzione Taranto. E niente, ragazzi, lì la mia compagna fedele mi aspetta per continuare la tappa di oggi. A volte penso che, soprattutto agli occhi degli automobilisti che passano, sembra un po' un vagabondo, un barbone, però vi dico la verità, vedendo un po' come sta girando il mondo in questo periodo, credo che avere meno e vivere un po' più nella semplicità sia in realtà una cosa da ricchi in questo periodo storico, sia un lusso che prima forse non veniva valutato. E anche per oggi tappa terminata. Sono sul lungomare di questo paese che si chiama Melissa. Sono a più o meno 200 km da Taranto. Oggi più o meno ne ho percorsi 85 in totale, mi sto avvicinando piano piano. E niente, adesso penso che mi accamperò qui da qualche parte, forse eviterò la spiaggia sia per il rischio di mareggiate, sia perché vorrei per una volta evitare di stare sulla sabbia. Forse penso che mi metterò qui in questa zona che mi sembra più sicura. Colazione con vista con i gabbiani che giocano. Io sono ripartito direzione Taranto, mi mancano più o meno ancora 200 km, quindi almeno due giornate piene mi servono. Il tempo è migliorato decisamente e quindi avanti tutta.
Eccomi qua ragazzi, sopravvissuto anche alla tappa di oggi. Anche oggi ho percorso più o meno 100 km, quindi sono abbastanza stanco. Adesso sono nella mia tenda, cerco di riposare perché domani mi aspetta un'altra tappa importante, tanti chilometri ancora, però forse riuscirò entro sera a arrivare a Taranto finalmente e quindi ufficialmente entrare in Puglia, e dove poi quindi inizierà il mio giro di questa nuova splendida terra. E quindi una pedalata alla volta, continuo il mio viaggio. E buongiorno ragazzi, questa è la situa al momento. Ieri sera alla fine ho trovato questa meravigliosa pineta in cui accamparmi, lì c'è il mare e l'unico problema è che oggi piove, quindi ho temporeggiato un po' per vedere se migliorava, ma mi sa che oggi per tutto il giorno sarà così, quindi ho deciso comunque di ripartire e di rimettermi in viaggio verso Taranto. In queste situazioni di pioggia, finché la tenda è montata non c'è problema, io sono al riparo, la tenda tiene bene la pioggia e ci siamo. Il fatto è che quando voglio ripartire, se piove nel momento in cui la smonto, mi bagno tutto e soprattutto l'interno della tenda, che assolutamente non si può bagnare. E quindi ogni volta il piano è aspettare che cali un attimo la pioggia per smontarla in fretta e furia e metterla via. Dopodiché parto in bici, sono tutto impermeabile, anche se mi prendo la pioggia non è così grave. Il problema è appunto smontare la tenda quando fa mal tempo o montarla la sera quando piove, la stessa cosa. Bene, ce l'ho fatta, campo smontato, riparto. Oggi giornata abbastanza complicata perché, beh, a parte il tempo che fa anche veramente molto freddo oggi, molto umido. E poi sono stato costretto a fare una cosa che ho cercato di evitare fino adesso in viaggio, ovvero percorrere la superstrada, che tra l'altro è anche vietato alle bici. Però di fatto è l'unica strada percorribile da qui per arrivare a Taranto. Mi sono anche informato con delle persone locali e di fatto c'è il divieto, ma non esiste una strada alternativa da poter fare, a meno che non si voglia fare un giro enorme fino dall'altra parte, che è impensabile. Quindi mi ritrovo sulla superstrada, che devo dire non è molto pericolosa perché comunque ho la mia corsia al lato della strada, però ecco, non è affatto piacevole. E quindi niente, è un azzardo, ma non c'è alternativa. Ho percorso già più o meno una sessantina di chilometri e avanti tutta, sperando che non si metta a piovere troppo. Comunque in Italia in generale ci sono veramente tante zone che non hanno un minimo pensiero a chi voglia spostarsi con mezzi alternativi che non siano macchine o moto, e non parlo solo di cicloviaggio, anche semplicemente chi vuole fare dei tratti in bici, perché la cosa paradossale è che poi ci sono magari alternative come prendere per un tratto il treno o l'autobus, ma di fatto in questa zona, in questa tratta, gli unici treni che ci sono, per esempio, non accettano le bici in treno. Quindi che senso ha? E quindi sei costretto a violare, tra virgolette, questi divieti che ci sono sulle strade, perché non c'hai alternativa. E quindi mi chiedo i locali come facciano, se vogliono spostarsi ogni tanto in bici così. Probabilmente non lo fanno a questo punto. Ebbene sì, sono bagnato fradicio. Però, come mi diceva un mio vecchio collega di lavoro, indipendentemente da quanto io mi sia bagnato, prima o poi mi sono sempre asciugato. Va molto vento, le macchine giustamente mi suonano e quindi tengo duro. Per fortuna è comunque abbastanza sicura come strada per questa mia corsia, però ecco, non è sicuramente bello, non è una bella situazione. Speriamo in bene, io
continuo a pedalare senza fermarmi. E buongiorno ragazzi dal mio accampamento improvvisato. La bici è quasi pronta. Ieri mi sono trovato parecchio in difficoltà perché alla sera si è messo veramente a piovere tanto, non trovavo un posto decente dove accamparmi e in più andava un vento pazzesco che non riuscivo a montare la tenda perché me la portava via. Ho fatto peso con le borse e in qualche maniera sono riuscito. Poi ha continuato un vento fortissimo e pioggia per tutta la notte, che mi sbatteva la tenda in una maniera pazzesca. E questa mattina alle 4 di mattina mi hanno svegliato un branco di cani randagi. Uno è ancora lì che mi sta osservando, che insomma volevano affermare il loro potere sulla zona, quindi hanno fatto un bel casino. Quindi niente, grandi avventure, oggi riparto e oggi mi prometto di arrivare finalmente a Taranto, perché questa tappa è giunto il momento di concluderla. E praticamente questa mattina faceva ancora buio, avevo bisogno di uscire dalla tenda per fare pipì e non sapevo se era il caso, perché veramente c'erano un gruppo di cani qua vicino che abbaiavano e ringhiavano in una maniera molto aggressiva verso la mia tenda, e quindi ho dovuto anche rischiare la vita per andare a far pipì. Comunque, come dicevo, a breve riparto e spero che nelle prossime stories vedrete che sarò finalmente a Taranto. Bene, sopravvissuto la notte alla tempesta, per fortuna dopo la tempesta c'è il sereno. Taranto arrivo, ancora una ventina di chilometri, dai. È finita la superstrada, ce l'ho fatta. Ci siamo. Ragazzi, dopo tanta fatica e sacrifici sto attraversando il ponte che mi porterà a Taranto. Arrivato, yes! L'ho fatta. Una settimana fa lasciavo la Sicilia e oggi ho raggiunto la Puglia. Nello specifico mi trovo a Taranto, vicino al suo Duomo. È stato un percorso lungo e difficile. Ho praticamente attraversato l'intera Calabria percorrendo la costa ionica. Sono stanco ma molto felice. E da qui inizia il mio giro in Puglia. Thank you.